Buongiorno a tutti, tutto il flesso 2010, quindi ancora una volta credo per il quinto anno consecutivo ci troviamo qui alla Commissione CARIT, che ospita ormai con tradizione la conferenza stampa di presentazione dell'amministrazione. Oggi sono qui con noi l'assessore alla cultura della Principalità di Francicelli, in rappresentanza del Comune l'assessore Giovanni Arena, Ida Moscari, il nostro direttore artistico, e Massimiliano Mascolo, che è una new entry dell'organizzazione, giornalista della Sport, che molti di voi, quasi tutti, immagino conoscerete, e che curerà la parte dedicata al cinema e sport che si svolgerà nel monte, diciamo, economico previsto dal bando in corso, implementato con ulteriori risorse che saranno destinate e serviranno proprio a recuperare progetti come questi di immobili e di Mi auguro che, come gli altri anni, ma che possano anche le istituzioni pubblicizzare il più possibile questi eventi che sono molto graditi e quindi è giusto che abbiano tutto il supporto di chi ospita, che ha l'onore di ospitare tali iniziative. Vorrei anche che accanto alle amministrazioni ci fossero anche i privati che intervenissero per sostenere queste attività, si rendessero conto che può essere un'occasione di attrazione, ma è anche un'occasione in cui appunto il pubblico viene raggiunto. E qui apro un'altra piccola parentesi: quando mi capita con Mauro di andare in centri come Nitti o altri centri che sono qui in Tuscia, dove combiniamo delle serate interessantissime, ci rendiamo conto di come questo pubblico è soddisfatto quando lo raggiungiamo, quando in qualche modo ci ricordiamo che esiste. E non pensare che il pubblico deve essere passivo, lasciato davanti ai televisori o alle serate vuote dell'estate. Tre serate, tre modi diversi dello sport e anche grandi protagonisti, a cominciare da Diana 40, che sarà con noi il 15 luglio, conduce da Mimmo Caropresti, che è stato il regista della Maglietta Rossa. Il 16 facciamo una contaminazione, perché parliamo anche di letteratura sportiva, con due giornalisti e due amici, Marco Fanzetti e Donatella Scardani. A Carlo Mazzone abbiamo affiancato Stanley Zeman, due modi diversi di essere allenatori, due modi diversi anche di rapportarsi a una piazza difficile, in particolare del mondo del calcio, come può essere quella di Roma. E quindi chiuderemo con un grandissimo personaggio. Io ho avuto modo negli ultimi anni di girare un po' per l'Italia, con Nino Benvenuti, e vi assicuro che a 72 anni Benvenuti è ancora uno degli sportivi più amati del pubblico italiano. La location è bellissima, le giornate speriamo che si prestino al massimo alla partecipazione del pubblico e insomma vi aspetto tutti a Nemo. Niente, non c'è nient'altro da aggiungere, speriamo che vada tutto bene anche quest'anno e ci vediamo a Roncato, a San Forte del Bacio di Nemi.